Amici e amiche carissimi, do tutti il bentornati o se volete benvenuto a chi da questa catechesi magari prende contatto con questo ciclo che ormai è giunto ad una fase abbastanza avanzata, la sana dottrina cattolica, ci avviamo verso il termine, ci manca un sacramento da affrontare, cominceremo a farlo questa sera, e tre comandamenti, l'ottavo, il nono e il decimo, però il nono e il decimo verranno una trattazione abbastanza, si spera, fluida e veloce, essendo il nono e il decimo, come è noto, una appendice, diciamo così, interiore e spirituale del settimo e del sesto. Quindi non solo non commettere atti impuri e non rubare, ma anche non desiderare di commettere impurità, in particolare la donna degli altri, e non desiderare, quindi con l'avidità, i beni altrui, che sono quei moti interni che poi ci portano anche a trascendere negli atti. Questo ci fa capire, lo vedremo a suo tempo, anche l'importanza dei cosiddetti peccati di pensiero e di desiderio quando sono consentiti. Prima di affrontare gli ultimi tre comandamenti, affrontiamo l'ultimo sacramento, l'unzione degli infermi. Come tutti i sacramenti, è un sacramento bellissimo, importantissimo, e tra l'altro questo sacramento ci mette in contatto necessariamente con due realtà dolorose della vita umana, ma facentene parte al 100%, quali la malattia e la morte. Tutte quante le problematiche legate a queste dinamiche, compresa, ahimè, la tematica apparentemente attuale, ecco, se ne dovrebbe stare in qualche modo discutendo in Parlamento della esecrabile, per quanto mi e per quanto ci riguarda, in quanto membri della Chiesa Cattolica, eutanasia, e poi riguardo, per esempio, la malattia, tutta la tematica speculare all'eutanasia dell'accanimento terapeutico, no? Quindi le cure palliative, sono una montagna, ecco, gli argomenti, diciamo così, coinvolti nella tematica dell'unzione degli infermi, anche di strettissima attualità, perché siamo ormai a un anno e mezzo abbondante anche di situazione che stiamo vivendo e che tutti conosciamo, dove il tema della morte, lo spauracchio della morte e la malattia sono non solo all'ordine del giorno, ma sono rimbalzate, diciamo così, con ritmi incalzanti, oserei dire a tratti quasi ossessivi, quindi. E chiaramente tutto questo fa uscire quello che c'è nel nostro cuore, le situazioni drammatiche, tutte le situazioni drammatiche, fanno uscire fuori quello che c'è nel nostro cuore, cioè qual è il nostro rapporto con la malattia, con la sofferenza, con la morte. Ed anche con i rimedi che il Signore ha dato, uno è l'unzione degli infermi, ma anche con la visione cristiana della sofferenza, della malattia e della morte, da dove vengono. Quindi ci addentriamo, saremo sempre guidati. Questo ciclo di catechesi si chiama la Sana Dottrina Cattolica, quindi è chiaro che anche per questo sacramento seguiremo, non proprio pedissequamente leggendolo riga per riga, ma certamente la traccia del catechismo della Chiesa Cattolica, che suddivide questo sacramento nei seguenti punti. Anzitutto i fondamenti dell'unzione nell'economia della salvezza, facendo un excursus sulla malattia nella vita umana, il malato di fronte a Dio e l'azione taumaturgica che Gesù ha svolto durante la sua missione pubblica, quindi Cristo medico. Il mandato dato da lui ad apostoli e discepoli
guarite gli infermi, no? La missione apostolica, quando li manda due a due, annunciate il Vangelo, guarite gli infermi, sarate lebbrosi e scacciate i demoni. Poi la focalizzazione di questo sacramento, che è appunto un sacramento degli infermi, quindi un pochino di excursus sulle origini e sulla storia molto breve, e poi chi riceve e chi amministra questo sacramento e quando si amministra, come si celebra, gli effetti della celebrazione di questo sacramento e infine, attenzione, il viatico che si amministra ordinariamente nel contesto della celebrazione dell'unzione degli infermi, quando questo sacramento viene dato a un malato che è in evidente ed imminente pericolo di vita, il viatico, l'ultima comunione. Ora, prima di addentrarci, io vorrei fare alcune considerazioni da parroco, quindi sono considerazioni di natura pastorale e poi alcune considerazioni previe certamente sulla morte e sulla sofferenza. Quindi cominciamo da quelle di natura pastorale. Vale per l'unzione degli infermi, forse per certi aspetti anche di più, quello che ci siamo già detti per gli altri sacramenti, cioè questo sacramento oggi purtroppo è celebrato poco e molto spesso anche male, vedremo in che senso. Poco, che significa? Io raccontavo infinite volte, insomma, nella mia vita sacerdotale il Signore mi ha dato la grazia, la ritengo tale, di essere sempre, come si dice tecnicamente, in cura d'anime. Penso che sia giusto. Scusate che ogni tanto qui gli strumenti elettronici, parlo sia a chi segue la diretta che a chi segue in differita, partono da soli. Non mosso nulla, si è sentita la vocetta, credo che sia Siri. Vabbè, chiusa parentesi. Allora, dicevo che il Signore, per grazia di Dio, mi ha fatto sempre stare a contatto con le anime. Io, da quando sono sacerdote, ho fatto solo il viceparroco e il parroco. Salvo una breve parentesi, concomitante sempre a queste cose, specialmente appena ordinato per volontà di Monsignor Petrocchi, quando c'era ancora l'Istituto di Scienze Religiose, che poi è stato soppresso per vari motivi, insomma, canonici che sono nel caso di parlare, ho insegnato un po' di teologia, scienze religiose agli studenti, candidati, soprattutto insegnanti di religione cattolica e candidati a diaconato. Un incarico, non, come dire, non le vesti di responsabile, sempre datomi dal Cardinal Petrocchi in un ufficio di curia, grazie a Dio, in maniera subordinata, perché personalmente, con tutto l'amore, il rispetto e anche la comprensione della necessità che questi servizi debbano essere fatti, evidentemente da qualcuno, io ho sempre, come dire, paventato il timore di dover finire dietro una scrivania o dietro un ufficio, insomma, che insomma non rappresentava proprio, diciamo così, l'ideale del sacerdozio che mi ero fatto. Fino adesso, grazie a Dio, il Signore mi ha preservato. Quindi io, però, di fatto, ho sempre fatto il viceparroco e parroco, quindi sono stato, come dire, a contatto con le situazioni reali. Quindi quando parlo di queste cose, credo di sapere, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, quello di cui sto parlando. Allora, un parroco e un viceparroco celebra diversi funerali, io ho perso il conto di quanti ne ho celebrati. Non sono stato mai in parrocchie mega galattiche che vanno avanti a 20 funerali al mese, insomma, però insomma, un pochino per forza di cose ne ho celebrati, quindi 400, 500, ma sono 17 anni di ministero, una media di una ventina l'anno, 20-25 l'anno, insomma. Capiamo un pochino i numeri, no? E dico sempre che in proporzione, cioè la percentuale di unzione degli infermi che ho dato a fronte dei funerali che ho celebrato, io non vorrei sbagliarmi perché ogni tanto la mia capoccetta, la mia memoria è un pochino labile, però credo che si aggiri
non oltre il 10%. Cioè, se io avessi amministrato 30 volte, 40, no, nella mia vita sacerdotale, l'unzione dei malati, eccettuati, chiaramente io non avrò accettato mio padre e mia madre, a cui a suo tempo, insomma, gliel'ho dato io l'olio santo, quindi eccettuate le situazioni legate a rapporti di amicizia o di parentela, no? Quindi extraparrocchiali, io non credo che ho celebrato più di 40 unzioni degli infermi, ma 400 funerali, se non ci sono arrivato, ci manca poco. Quindi vuol dire che la stragrande maggioranza delle persone a cui ho fatto le esequie sono passate a miglior vita senza la celebrazione di questo sacramento. Motivazioni, purtroppo queste sono motivazioni a volte molto molto dolorose. Cioè, dico queste cose perché possiamo un pochino pregare, magari anche condividere un pochino di sofferenze, perché oggi la Chiesa, la sposa di Cristo, sta in una situazione di sofferenza, perché i suoi figli languiscono. Cioè, non sono poche le volte in cui mi è accaduto di sapere che c'era una persona malata gravemente, non sempre accade, anche a un parroco che cerca di essere attento. Ho detto a qualcuno, dico, magari prova un attimo a dire ai familiari che io sono sempre a disposizione, eccetera, eccetera. Magari qualcuno è intervenuto e la risposta è stata che mi ha detto, cioè, no, 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 non vogliono, perché se poi vede il prete si impressiona e pensa che sta per morire. Quindi devo aggiungere che tra questi non moltissimi sacramenti dell'unzione dei malati che ho celebrato, molti sono stati amministrati quando proprio la persona già stava incosciente, quindi era proprio arrivata quasi alla fine. Per carità, è una cosa di per sé lecita, ma come vedremo non è raccomandabile. Perché quello che la Chiesa raccomanda è che questo sacramento sia celebrato quando una persona ancora lucida. Perché la celebrazione corretta e perfetta di essa prevede anche la celebrazione del sacramento della confessione, anche perché il sacramento dell'unzione è un sacramento dei vivi, quindi per riceverlo bisogna essere in grazia di Dio ordinariamente, e della comunione, che in caso di vicinanza evidente, prossimità della morte, viene amministrata nella forma del viatico. Quindi c'ha paura del prete, quindi c'è, se vede il prete capisce che sta per morire. Quindi la morte è uno spauracchio a cui non pensare, non ci si vuole per nessun motivo pensare. Ma perché non si vuole pensare alla morte? Io in qualche funerale queste cose le dico. Che cos'è la morte per noi figli di Dio? È la fine di tutto? O è semplicemente la fine della vita terrena? Ma nella Sacra Scrittura, in alcune letture che si leggono nei funerali, bellissime, di San Paolo, cioè, sapendo che finché siamo nel corpo siamo in esilio, lontani dal Signore, noi camminiamo nella fede e nella speranza. Cioè, ma non vediamo l'ora di lasciare la tenda di questo corpo per andare incontro al Signore. Dal titolo delle lettere di San Paolo, non lo dico io. Nella Salve Regina diciamo, mostraci dopo questo esilio Gesù, cioè il cielo è la nostra patria, qui sulla terra noi stiamo in esilio. La morte non è la fine di tutto, è l'inizio della vita vera. In paradiso si festeggia non la data di nascita, Paradiso non si festeggia il compleanno, in paradiso si festeggia la data di morte. Tra poco arriva la festa di San Francesco, tutti lo sanno, no? Salvo i casi di Maria Santissima, che sarà dopodomani, Nostro Signore Gesù Cristo, che è il 25 dicembre, San Giovanni Battista, che è il 24 giugno, non si festeggiano date di nascita dei santi. Perché la data di nascita non è da festeggiare, perché la data di nascita è l'inizio del tempo della prova, è l'inizio del tempo del pericolo, del tempo in cui noi siamo soggetti al combattimento, siamo soggetti a tante interdizioni di questa vita terrena, siamo
siamo soggetti alle conseguenze del peccato originale, siamo soggetti alle malattie, alle sofferenze, alle tribolazioni, alle tentazioni, al pericolo di dannarci l'anima. Scusate se sono così diretto per un istante, poi adesso riprendiamo lo stile un pochino più soft. Questa è la vita terrena. In paradiso si festeggia la data della morte corporale. San Francesco si festeggia il 4 d'ottobre perché San Francesco è morto il 4 d'ottobre. I martiri chiamavano il giorno della morte Dies Natalis. Qual è il problema di un figlio di Dio? È arrivare a quel momento pronto. Allora c'è una preparazione remota alla morte e c'è una preparazione prossima alla morte. Qual è la preparazione remota alla morte? Quella che viviamo tutti i giorni. Come ci prepariamo alla morte? Gesù ce lo dice nel Vangelo. Dice, io verrò come un ladro per chi? Per quei servi che, infischiandosi oppure pensando che arrivo tardi, cominciano a mangiare, a bere e ubriacarsi. Ma per quelli che stanno sempre al loro lavoro, io quando vengo, vengo come un amico, a dirgli, bravo, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Qual è la nostra preparazione remota alla morte? È la vita di santificazione, è l'attenzione alla santità, è la vita di grazia. Pensiamo a chi va a messa tutti i giorni. Gesù lo vede tutti i giorni se si fa la comunione. Lo prende nel cuore. Ma quando uno prende Gesù nel cuore durante la comunione, ma non gli dirà mai, sì, oggi ti vedo qui nel mistero, le bellissime preghiere di ringraziamento di San Tommaso, ma non vedo l'ora di poterti vedere a faccia a faccia. Spero che chi ci crede veramente lo desideri di vedere il nostro Signore faccia a faccia. O no? Per vederlo faccia a faccia dobbiamo lasciare questo mondo per forza, dobbiamo morire. Quindi, cioè, per noi la morte è terrore, spauracchio, male assoluto da cui difendersi, problema che ci to fatto che non ci fa campare più, che ci toglie la vita. D'accordo? Che. Bah. E a volte veramente mi sento, cioè, sarò io strano, d'accordo? La nostra fede vede e saluta il giorno della morte come una cosa bella, certo, ma non è una cosa che Dio avrebbe voluto in maniera assoluta. Noi moriamo come conseguenza del peccato, quindi Dio non ha creato la morte, non è un evento lieto. Però, pur essendo adesso un evento drammatico, è il momento in cui io vado a incontrare il nostro Signore. Quindi prego chi ascolta queste considerazioni, non che, a cui certamente non manca l'intelletto, di fare un pochino di considerazioni personali, ma anche collettive, sulla situazione che stiamo vivendo da un pochino di tempo, che mette in luce il tipo di rapporto che si ha con la prospettiva della morte. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, quindi prima di passare alla seconda cosa, il problema. Dicevo che la morte bisogna arrivare preparati, c'è la preparazione remota, che appunto ho detto è una vita santa, e poi c'è la preparazione prossima. La preparazione prossima qual è? Vivere la malattia santamente e offrire le proprie sofferenze, non con quelle di nostro Signore, e ricevere i sacramenti. Ricevere i sacramenti. Questo sacramento non è un optional, cioè noi dobbiamo subito capire che nostro Signore Gesù Cristo non è un, cioè, noi stiamo parlando del Figlio di Dio, stiamo parlando di Dio, cioè se Dio fa una cosa non è come noi, che la fa tanto per fa, non è un optional, dice vabbè, se lo piglia va bene, se però sarà mica così importante, no? Ricordate le battute che faceva Alberto Sordi nei film con Verdone, c'era un film non mi ricordo, insomma, che dovevano fare imbroglio e per fare imbroglio gli doveva togliere la milza. Dice, vabbè, ora ti porto lo spettro e faccio togliere la milza. Dice, ma come la milza?
Dice, ma la pizza non serve a niente, non ti preoccupare. E Verdone risponde, ma come serve a niente? Dice, se il nostro signore ha lavato, servirà qualcosa sta pizza, no? Che me la devi togliere? C'ha ragione. Come dire, il fatto che un organo sia minore, diciamo così, non vuol dire che non serve. Dio non fa niente di inutile. Niente. Oh, i sacramenti sono sette, non sono sei, non sono cinque, non sono quattro, perché sette devono essere. Certamente alcuni sono riservati, no? Evidentemente, però quindi una donna il sacramento dell'ordine non lo prenderà mai. Un prete, o un frate, il sacramento del matrimonio non lo prenderà mai. Va bene, cioè, ci stanno dei sacramenti che sono un po' particolari, ma il sacramento dell'unzione è per tutti. Preti, frati, suore, sposati, non sposati, celibi, nubili, ragazzi, adulti, tutti. Tutti. E questa preparazione prossima è importante perché per quanto noi possiamo, cioè, no, ma io vabbè, io sono una brava, cioè, adesso la gente ogni tanto qualche piccola provocazione in maniera soft, adesso un tempo la facevo in maniera un pochino più hard, adesso sto cercando di andare sul soft, però le faccio. Cioè, dico, ma scusate, ma se muore Padre Pio o muore il boss dell''ndrangheta, della camorra, della mafia. Ma che vanno, che c'è, cioè, davanti al giudizio di Dio, tutti in paradiso? Evviva? Così, come niente fosse? Se muore una persona che non ha messo in piedi in chiesa per 50 anni e non si è confessato, che non ha manco preso l'olio santo, per carità, battezzato, comunicato, cresimato, magari forse pure sposato in chiesa, che un tempo era normale per tutti, cioè. È lo stesso della morte di una persona che si è fatta la comunione il giorno prima, che è stata sempre praticante, che ha sempre cercato di vivere osservando la legge di Dio, che si è sacrificata, che è andata a messa tutte le domeniche fino a quando ha potuto, che si è confessata, che ha preso tutti quanti i sacramenti, quindi la confessione, l'olio santo, il viatico e magari pure, dopo ne parleremo. La raccomandazione dell'anima a Dio dei moribondi è la stessa cosa? E là magari pure ci cioè mettiamo pure la devozione, va? Pure le pratiche devozionali, la preghiera della la coroncina Divina Misericordia sui moribondi, che Gesù ha detto a Santa Faustina che procura miracoli, insomma, i moribondi, no? È la stessa cosa? Cioè, io invito sempre le persone, e guardate che più tempo passa. Se mi si permette, e più comprendo quanto sia importante. Cioè, io credo che un male grande del male del nostro tempo è che le persone non pensano, non ragionano, non ragionano. Anche tutte quante le forme che, insomma, a me appaiono di psicosi collettiva che si vedono in giro, dipendono spesso e volentieri dal non pensare, dal non ragionare, dal non mettersi pacatamente dinanzi a certe cose, serenamente, senza farsi prendere da, appunto, da ansie. Da psicosi, da atteggiamenti compulsivi o irragionevoli o irrazionali. E dobbiamo pensare a queste cose qui. Chi ci pensa alla vita e alla morte proprie se non il diretto interessato? È proprio da sconsiderati, è proprio da scellerati non porsi un problema del genere. Non chiedersi, ma dopo la morte c'è sta niente? È finito tutto? Oppure, dopo la morte, qualunque cosa ho fatto nella vita, tanto se Dio esiste, dice, vabbè, ma che ci fa? Tutti in paradiso. Ma in quale Vangelo sta scritto una cosa del genere? In quale documento del Magistero della Chiesa sta scritto una cosa del genere? Quale santo ha mai detto una cosa di questo genere? Nel Vangelo, nel Magistero della Chiesa e nella dottrina dei Santi, è scritto proprio il contrario. D'accordo? Ecco, quindi problema morte, preparazione remota e preparazione prossima. Oh, poi sacramento degli infermi, pastorale della sofferenza. Anche qui, come per noi cristiani, la morte non è male assoluto.
Il male assoluto è un concetto che filosoficamente non esiste, quindi mi si perdoni, cioè, se qualche persona istruita e colta ascolta queste catechesi, so che male assoluto è parola che non si dovrebbe neanche dire, perché il male, filosoficamente parlando, per definizione è un concetto relativo. Che significa questo, tanto per spiegarmi? Cioè, io non posso definire il male se non in relazione al bene, di cui il male è sempre privazione. D'accordo? Il male non è un concetto a sé stante. È come il nero. Il nero non è un colore, il nero è l'assenza di colori. Non esisterebbe il nero se non esistesse il bianco. D'accordo? Quindi, perché il nero è ciò che è essere non bianco, cioè respingere tutti e 7 colori del bilide. Quindi il male non si può capire se non in riferimento al bene di cui è privazione, ecco perché non esiste il male assoluto. Comunque si usa questa espressione in maniera iperbolica per dire il sommo male. Quindi la morte è il sommo male per noi? No, affatto. Anzi, per i santi, detto fra me e voi, la morte è un bene altamente auspicabile. Alcuni santi pregavano di morire il più presto possibile, ma non perché erano masochisti o dispregiatori della vita, che la vita terrena è un dono di Dio, ma perché diceva il nostro Signore, dico, se fossi pronto, certo, te posso pure stare lì in altri 200 anni, ma se fossi pronto, io molto molto volentieri lascerei questa valle di lacrime per venirti a godere e a stare un po' con colui che ho tanto amato e che ho tanto servito in questa vita, no? Così campano i figli di Dio, non necessariamente i santi da canonizzazione, una persona che abbia una fede degna di questo nome, cioè una fede vissuta, che ci crede sul serio, non a chiacchiere, non a pappagallo. E la sofferenza è il male assoluto, anche questo, la sofferenza, lo spauracchio da cui fuggire, la sofferenza. Allora, anche qui, possiamo ipotizzare anche un discorso, diciamo così, fatto dai non cristiani, diciamo così. Per un non cristiano, certamente la sofferenza potrebbe rappresentare uno scacco. Quindi una realtà assurda, senza senso, ma non per noi. Cioè, noi seguiamo il nostro Signore Domine Dio, che nel Vangelo non è che ci ha ingannato o ha dissimulato le cose. Ha detto: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi anche qui, non soltanto che la sofferenza non è il male sommo, non diciamo assoluto, così non cadiamo in quell'aporia filosofica, ma, allora, diciamo, quelli che cominciano ad essere bravi al male della sofferenza si rassegnano, quindi lo portano capendo che nel contesto dei disegni salvifici di Dio la sofferenza è diventata rimedio del peccato. Quelli un pochino più bravi l'accettano, quelli più bravi ancora l'accolgono la sofferenza, quelli più bravi ancora l'abbracciano, quelli più bravi ancora la portano con gioia, quelli più bravi ancora la chiedono. Quelli più bravi ancora la desiderano con tutto se stessi, se non c'era una croce, gliela chiedo, Signore mio, oh, stiamo soffrendo troppo poco, mandami qualche croce. E speriamo che, cioè, ma che sei matto, che chiedi la sofferenza? Può un figlio di Dio dire questa cosa? Che sei matto, che chiedi la sofferenza? Che sei masochista? Ma scusate, ma tutte quante le penitenze e le austerità impressionanti che hanno fatto i santi canonizzati? Ah, ma è roba d'altri tempi, quella roba anacronistica. A un tempo erano pazzi furiosi, adesso queste cose non si fanno più. Le cose stanno proprio così? Siamo sicuri? Io me ne sono fatto un pochino di domande a suo tempo, ci ho pensato. Quando io leggevo qualche libro dei santi e andavo a vedere, dico, oh, che è sta roba? Qua sono due le cose. O questi erano matti, cioè scriteriati,
Che vai, che fai, che ti vai a fare del male da solo? Oppure sono matto io? Cioè, nel senso che questi avevano una luce, una sapienza, una capacità di discernimento e di comprensione del mistero della sofferenza che io non ho. E insieme a me temo che molti, a me, almeno com'ero a quei tempi, temo che molti, anche tra i battezzati, non è che ci abbiano tutta questa grande luce sulla sofferenza e sulla malattia. Cosa insegna la Chiesa sull'una e sull'altra cosa? Penso che abbiamo già visto. Sia la malattia che la sofferenza, che la morte, sono conseguenze dirette, causalmente dirette, cioè causate dal peccato. Se l'uomo non avesse peccato, il dolore non sarebbe sorto. La sofferenza non sarebbe esistita, le malattie non ci sarebbero state, la morte non ci sarebbe stata. Abbiamo da poco festeggiato l'assunta, quello che l'assunta ha vissuto, compreso il transito beato al termine della vita terrena, ossia un placido addormentarsi, un sonno estatico mistico, che al risveglio apri gli occhi e ti ritrovi in cielo in corpo ed anima, sarebbe stato per tutti noi. Quindi, tornando al leitmotiv di questa, diciamo, catechesi introduttoria all'unzione degli infermi, qual è per noi il sommo male? Per i figli di Dio. Per gli illuminati, un tempo nei primi secoli, i cristiani venivano chiamati, oggi si può dire questo termine perché ci sono delle sette, insomma, alcune pure massoniche, insomma, che si chiamano gli illuminati, insomma, no? Ecco, quindi purtroppo dobbiamo pagare all'Italia al nostro tempo, ma un tempo i cristiani venivano chiamati così, perché? Perché hanno una luce soprannaturale che il mondo non ha. Quindi hanno una lettura degli eventi, delle situazioni, compresi quelli che mettono sotto scacco la mentalità comune del mondo, che gli altri non hanno. Ed è evidente che avere queste attrezzature, anche intellettuali, certamente l'intelligenza è illuminata dalla fede, è chiaro che fa vivere la vita in maniera differente. E anche qui facciamo un pochino di applicazioni concrete. C'è la sofferenza e la malattia, ci sono altre forme di sofferenze, certamente non sono direttamente connesse con il tema dell'unzione degli infermi, per cui le accenno, ma non approfondisco in questa sede queste cose, no? Per non uscire di tema. Ma c'è anche la sofferenza psichica, c'è la sofferenza morale, c'è la sofferenza spirituale, che sono ancora più grandi di quelle corporali. Per i figli di Dio il sommo male da temere è il peccato. Gesù questo lo dice nel Vangelo, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo non hanno potere di fare nulla. Temete piuttosto colui che insieme con il corpo ha il potere di mandare l'anima nella Geenna. Questo dovete temere. Cioè, non avere paura di perdere la vita corporale. Ma abbi paura di perdere la grazia di Dio, perché se muori senza stare in grazia di Dio, la tua sorte sarà maledetta per tutta l'eternità, sarà dannata e addannata. Quanti, anche tra i battezzati, hanno questa lucidità mentale, hanno questa percezione e poi vivono di conseguenza? Basti pensare alle cifre in alcune zone ridotte veramente al lastrico, e la frequentazione alla messa domenicale, che è proprio una cartina da tornasole, abbiamo visto a suo tempo, partecipare alla messa domenicale non è
come dire, una cosa da nulla. È sotto pena di peccato grave. Peccato grave vuol dire che se commesso con piena avvertenza e deliberato con consenso, ormai questo lo sappiamo dopo questo ciclo di catechesi, è peccato mortale. E con i peccati mortali si va dritti all'inferno se non subentra il pentimento e la divina misericordia. Allora, attenzione. E chiudo la parte introduttoria e ci addentriamo, anche se non ci resta molto, molto tempo nell'introduzione, diciamo, fondata sul catechismo, no? Perché molti non chiedono oggi il sacramento? Perché la morte è lo spauracchio totale. La sofferenza è comunque da evitare, quindi si cercano, come dire, solo, anche se sono moralmente lecite, lo vedremo a suo tempo, le cure palliative, quindi in modo da far soffrire le persone il meno possibile. C'è anche un sacramento che ti aiuta ad affrontare santamente la sofferenza. Ma se uno non ha mai vissuto in questo modo, è chiaro che non ci pensa, no? E non lo chiede. Quindi, questo per dirvi, noi dobbiamo comprendere, ci ho fatto una delle omelie ieri, alcune dinamiche profonde del nostro agire. Non dobbiamo mai giudicare le singole persone, però, ripeto, una persona che non chiede l'olio santo, perché non, cioè, perché non lo chiede? Perché non ne capisce l'importanza? Perché quasi certamente non ha mai frequentato nemmeno gli altri sacramenti, a messa c'è stato quasi mai, a confessione non l'ha fatto quasi mai, quindi non ne comprende l'importanza. E in qualche circostanza per ragione scaramantica, perché se viene il prete, questo specie in realtà, come dire, posso chiamarle senza offendere nessuno di paese, quindi dove c'è una mentalità un pochino particolare, peculiare di queste realtà, se viene il prete. Questo è un pochino di introduzione. Allora, l'excursus che fa il catechismo della Chiesa Cattolica. Leggo l'introduzione, numero 1499, che dice così: con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore, sofferente e glorificato. Perché? 1. Alleggerisca le loro pene. 2. Li salvi. Anzi, li esorta spontaneamente ad unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo per contribuire così al bene del popolo di Dio. Se avesse scritto solo questo il catechismo, dice: guarda, qui ci vuole un sacerdote che lo spiega bene questo numero, tutto quello che viene dopo è già contenuto tutto in questo spettacolo. Allora, la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri. Dentro il sacramento c'è un momento bellissimo, per esempio, non c'è solo l'olio, che è l'imposizione delle mani da parte del sacerdote, che impone le mani sull'infermo senza dire nulla. L'imposizione delle mani da parte di un sacerdote, proprio il contatto, cioè le mani consacrate di un sacerdote messe sulla testa. Chiaro che è una forma in quella circostanza proprio di invocazione, di preghiera, di invocare la benedizione di Dio, la potenza di Dio sul malato, no? Cosa questa che possono fare anche i vivi. Chi chiede oggi pochi le benedizioni da parte dei sacerdoti, no? Cioè, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore, sofferente e glorificato. A quale fine? Uno, perché alleggerisca le loro pene. Alleggerisca. Secondo, li salvi. È proprio la formula dell'amministrazione del sacramento.
per questa santa unzione, o sapissima misericordia, per questa santa unzione, il Signore, adesso non ho. La seconda parte dice: liberandoli dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollievi. Per questa santa unzione, la sua benissima misericordia, ti conceda il Signore la grazia dello Spirito Santo, liberandoli dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollievi. Liberandoli dai peccati ti salvi, quindi la salvezza, e nella sua bontà ti sollevi, quindi alleggerisca il peso delle tue pene. Attenzione però, quindi, questi due, salvezza, che è la cosa più importante, e alleggerimento delle pene. Ma li esorta anche a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo. Attenzione! Per noi la malattia e la sofferenza cosa sono? Momenti in cui nel nostro piccolo ci uniamo alla passione e alla morte di Cristo. San Paolo dice: nelle sofferenze che io provo nel mio corpo, completo nella mia carne quello che manca alle sofferenze di Cristo, attenzione a favore del suo corpo, che la Chiesa dice, per contribuire così al bene del popolo di Dio. Un cristiano che soffre in grazia di Dio offre la sua sofferenza, trae dal sacramento la forza di farlo, sta facendo un bene immenso a tutta la Chiesa, molto più di quanto può farlo un grande predicatore, un grande ministro, un grande missionario, un grande operatore della carità. Perché ciò che ci ha salvato non sono state le parole di Gesù, principalmente, che sono comunque preziosissime, ma è stata la sua dolorosa passione e la sua morte. Leggo le considerazioni del Catechismo sulla malattia nella vita umana. Cioè, la malattia e la sofferenza, 1500, sono sempre state tra i problemi più gravi che mettono alla prova la vita umana. Nella malattia l'uomo fa esperienza della propria impotenza, dei propri limiti, della propria finitezza. Ogni malattia può farci intravedere la morte. Si badi a questo numero e si applichi anche queste considerazioni alle famose situazioni che stiamo vivendo. Non ci sembra che l'uomo del nostro tempo, insomma, si sia sentito una sorta di padre eterno in terra, invulnerabile, invincibile dinanzi a tutto e a tutti? Non pensiamo che è certamente salutare per l'uomo, anche se doloroso, essere messo in condizioni di fare esperienza dei propri limiti, della propria finitezza, che con un istante ti si può cambiare la vita sotto tanti punti di vista, con un istante ti si può porre il problema della malattia che può degenerare e diventare mortale, può portarti alla morte. La malattia, prosegue la lettura, può condurre all'angoscia, ecco, al ripiegamento su di sé, talvolta alla disperazione e alla ribellione contro Dio. Ma essa può anche rendere la persona più matura, aiutarla a discernere nella propria vita ciò che non è essenziale, per volgersi verso ciò che lo è. Ed è per questo che Dio la sofferenza la permette, e a volte anche un po' più che la permette, per aiutare l'uomo a fare questo: lasciare ciò che non è essenziale per volgersi a ciò che lo è. Molto spesso la malattia provoca una ricerca di Dio e un ritorno a Lui. Vero, altre volte però provoca ripiegamento e ribellione. A me piace concludere, perché ci fermiamo qui per oggi, proprio a proposito di questo punto, raccontando uno dei tanti aneddoti veri vissuti dalla vita del mio caro amico
Francesco, chi conosce le mie catechesi, insomma, ne avrà sentito parlare tante volte, il mio caro amico, che è stato a contatto con la malattia e con la sofferenza con la M e con la S maiuscola. Perché un linfoma leucemico non Hodgkin's, cellule T, è tuttora un killer micidiale. E sorella morte che bussa alle porte della tua casa il giorno del tuo 23° compleanno è una cosa impegnativa. Io venni a sapere, non da lui, ma dalla madre, Francesco quando stava male ebbe due fasi di ricovero. La prima, quando sembrava morto, proprio appena ricoverato, a Roma all'ospedale San Giovanni, e la seconda, dopo che si era ripreso un pochino, al San Camillo, dove poi trovò l'incontro con Sorella Morte. Ora, una delle cose più belle che Francesco mi disse, anche se non è la cosa principale a cui voglio fare riferimento, è questo: sono queste testuali parole. Le racconto come un omaggio anche a lui, anche per far comprendere come la malattia, quella che sembrava una tragedia, insomma, una maledizione, è stato un momento grande per lui, per me, per il nostro amico Fabio, adesso è padre Fabio Catenacci. Questo trio di amici che stavano insieme e che uno il Signore l'ha preso per immollarlo sull'altare della croce, proprio testuali parole, e due, per essere un sacerdote diocesano. È un sacerdote religioso francescano dell'ordine dei frati minori. Questo è quello che Dio ha fatto con lui. Questo è la realtà dei fatti. Però Francesco mi disse una cosa bellissima, cioè questa. Mi disse: sai, un bel giorno quando stavamo passeggiando insieme, quando c'era ripreso un po', io prima che mi venisse questa malattia non sapevo nemmeno che fosse la sofferenza. Adesso lo so. Quando te vedo quell'ago, il 19, che mi mettono dentro il midollo al termine del ciclo di chemio per farmi la puntura spinale, solo che lo vedo mi si fa il mondo nero perché conto tutte le stelle. E aggiunse: però lo sai che te dico, non è? È meglio che questa croce è capitata a me. Così se l'ha risparmiata qualche nostro amico. Vedete, la malattia in questo mio caro amico ha fatto uscire la parte più bella e migliore di lui. La sua profonda unione con Dio, la sua capacità, ecco, di accogliere questa tragedia, non come la fine del mondo, ma come un bellissimo dono e come una fonte di santificazione, fino a dire parole di questo genere. Attenzione, lui l'ha presa così, ma la stragrande maggioranza della gente non la prende così. Concludo raccontando questo episodio, io lo vengo a sapere dopo, no? E quando ero ricoverato al San Camillo c'erano molti ragazzi ricoverati con lui, ragazzi che piano piano morivano. Francesco si vedeva morire davanti, uno, due, tre, quattro, cinque, capite, no? Uno non è stupido, se questi morono tutti è chiaro che alla fine morirò pure io. Ecco, ma Francesco non pensava a questa cosa qui. Siccome molti di questi suoi amici stavano, come dice qui il testo del catechismo, angoscia, ripiegamento su di sé, disperazione, ribellione contro Dio, perché Francesco ha detto: tra tanti, meno male che ha preso a me. Ma ciò che si dice normalmente è: ma tra tanta gente che c'è sta nel mondo, sta croce mi deve prendere proprio a me? E questo si pensa comunemente. E chi pensa questo poi cade nella disperazione, nella ribellione contro Dio, dice: oh, ma io che ti ho fatto? Che ce l'hai con me? Mi hai mandato sta croce a me, ma mandala a qualcun altro che è cattivo, no? Che la mandi a me.
Ecco, Francesco andò ad esercitare un ministero di consolazione e anche di, non solo di consolazione, come dire, di riconciliazione. Perché a me giunse la notizia, credo che fosse la mamma ad avermela data, adesso però, ci perdiamo nella notte dei tempi, stiamo parlando di cose avvenute ormai quasi 30 anni fa, io comincio ad essere vecchierello. Francesco parlava con questi ragazzi e li ha fatti calmare, gliel'ha fatta digerire, gliel'ha fatta accettare. E a quello che ricordo, questi ragazzi sono morti tutti quanti, riconciliati con Dio, in grazia di Dio, con i sacramenti, non più in stato di disperazione o di ribellione. Ecco, però. Capiamo, no? Quando la malattia viene percepita come una sorta di cosa di cui giudicare il nostro Signore, anche questo è una spia, no? Per un figlio di Dio, figlioli miei cari, la sofferenza certamente costa, ma la si vive in unione con il Signore ed è un dono. La morte, invece. San Paolo diceva, per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Per me vivere è Cristo, morire un guadagno. Non è il terrore. Capite? E vivere la vita terrena senza sofferenze, senza l'imminenza della morte, la si vive spendendosi nel servizio del Signore, amando il prossimo, crescendo nelle virtù, vivendo in comunione con Lui. Quindi, sia che viviamo, sia che moriamo, scrive San Paolo, sia che soffriamo, si può aggiungere, siamo sempre del Signore. Ci sono i sacramenti dei vivi, che prendiamo quando stiamo bene, l'Eucaristia e la penitenza soprattutto, e ci sono i sacramenti dei malati e dei moribondi, che è questo. Quando c'è una buona vita di fede, una buona vita cristiana, corre tutto fluido. Quando questa non c'è, è tutto complicato, è tutto problematico, è tutto producente angoscia, ripiegamenti su di sé, disperazione, ribellione e morte. Beh, dalla prossima volta cominceremo a vedere quale grande regalo ci ha fatto il Signore attraverso questo sacramento e quali grandi doni questo porta alla nostra anima. Una buonanotte a chi ha seguito la diretta, un saluto a chi segue o seguirà la differita. E Dio vi benedica, la Santa Vergine sempre vi protegga, la mia benedizione e ci vediamo, se Dio vuole, presto su questi stessi schermi. A presto.